Con striscioni, bandiere, megafoni e fischietti, molti si sono ritrovati stamani davanti al CUP dell'ospedale di Pescara per la mobilitazione indetta dalla funzione pubblica CGIL in difesa della sanità pubblica. Una mobilitazione, è stato detto, dedicata ad un diritto universale, la salute, a prescindere dalla provenienza geografica o socio-economica. Ormai siamo ad una sanità al collasso, liste di attese infinite, pronto soccorsi che scoppiano, persone che devono portarsi farmaci da casa, ribadiamola questa cosa perché è vera, ma c'è la direzione aziendale dell'ASL di Pescara e la regione Abruzzo che credono che queste siano storie inventate, allora loro o vivono in un altro mondo oppure non si rendono conto di cosa sta diventando, di cosa è diventato l'Abruzzo nella sanità, e quindi noi chiediamo risposte dalla giunta regionale, dalla direzione aziendale. Nel recente passato c'è stata l'apertura di un dialogo, di un tavolo di confronto con la direzione ASL di Pescara, ha affermato Luca Undifero, segretario generale della CGIL Pescara. Ora questo canale di comunicazione si è interrotto da marzo scorso ed è impossibile fare finta di nulla. La situazione è sotto gli occhi di tutti, bisogna agire in fretta. A distanza di 2 anni ci sono stati dei miglioramenti, ma ci sono tante cose che devono essere ancora affrontate e risolte. Le liste d'attesa sono impossibili, non si rispettano quelli che sono i tempi previsti dal piano nazionale per la gestione delle liste d'attesa, gestiti dai RAO che sono quelle evidenze scientifiche attraverso le quali bisogna dare delle prestazioni entro dei tempi specifici, e quindi la cittadinanza non riesce mai ad avere delle certezze rispetto ai tempi, le prestazioni non si riescono a dare nei tempi dovuti e addirittura le persone cominciano a rinunciare alla cura, il che è un problema che non possiamo permetterci nel nostro paese e nel nostro territorio. Sono necessarie maggiori risorse per il servizio sanitario per garantire prestazioni efficaci ed efficienti, ha aggiunto ancora Marco Vitelli della Funzione Pubblica CGIL Nazionale. La politica dei tagli non risolverà i problemi, anzi li andrà ad aggravare. Stiamo facendo questo giro per l'Italia proprio perché vogliamo sentire dalla loro voce tutte le problematiche che stanno incontrando, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista organizzativo, anche dal punto di vista delle pressioni che hanno durante il lavoro. Vediamo le aggressioni, ormai sono all'ordine del giorno, sono multiple, sono gravi. Avete visto anche ieri sera al telegiornale un autista soccorritore che è di un'ambulanza che diceva: io non rientro più al lavoro. Insomma, la sanità in questo momento è un po' malata, ecco. Che noi abbiamo bisogno che il nostro personale, che questo grande capitale del paese, sia valorizzato veramente.